Quando siamo? Ci siamo? Ci siamo? Allora, amici di Mitico Channel, siamo in diretta con il grande presidente Roberto Ferga, Grande. ma grande nel senso che, guarda, io ho fatto le interviste ai tuoi calciatori, sono tutti alti, mi fai fare brutta figura. Allora, intanto benvenuto a Mitico Channel, Roberto è già stato da noi in un'intervista radiofonica, cioè diciamo telefonica con Biagio Ponticelli. Roberto, dobbiamo cominciare con l'argomento del giorno, Girone H. Come mai questa scelta? Tutti speravamo nel girone F anche perché avrebbe facilitato i tifosi del nord a seguire il Foggia in trasferta. Come è andata? Ma vabbè, come avete letto, chiaramente hanno deciso senza pensare minimamente a quelle che potevano essere, come dire, le necessità e anche il rispetto di chi comunque ha investito tanti denari per 500.000 euro per non fare. essere neanche. Ma questo siamo abituati, no? Ormai è la seconda volta, siamo abituati. Vabbè, andiamo oltre. Mi dispiace un po' perché probabilmente con questa mossa prenderanno due piccioni con una fava, magari chiuderanno le partite in trasferta ai nostri tifosi, e qui mi dispiace ancora di più perché è molto facile così, però lo sport si può fare anche in modo diverso, Ma no? Ti senza il tifo il permette. calcio che cos'è? E appunto, voglio dire, qualche rischio bisogna prenderselo ed è giusto che se lo prendano tutti. Sono veramente dispiaciuto. Poi per il resto però dico anche che se vogliamo tentare di fare qualcosa di grande è meglio farlo in un girone dove si fa una bella guerra, no? Perché tanto noi quella lo andiamo a fare, questo è poco ma è sicuro. Ti assicuro che sarà così. Senti, visto che siamo nel girone H, bisogna fare una squadra un attimino forse più forte, perché dicono che il girone H sia più forte del girone F. Io non ci credo più di tanto. No, no, allora intanto noi non pensiamo agli altri, pensiamo a A noi noi, stessi. pensiamo al nostro obiettivo che me lo insegna l'anno precedente, aveva un Mantova costruito per fare un campionato di vertice di Serie C Lo probabilmente, e avete poi io. abbiamo vinto lo stesso. Questo come magari fai una squadra fortissima e non vinci. Io sono del parere che noi dobbiamo pensare a noi, fare noi una grande squadra, perché a prescindere dal girone. Poi chiaramente devi metterci dentro le difficoltà, la fortuna, tante cose, ma quello fa parte del gioco e non deve essere mai un alibi, e dobbiamo pensare soltanto a fare bene per noi. Senti, visto che siamo nel girone H, si pone un problema. Allora, i tifosi del Foggia, ma tutti, sai, il Foggia ha dei tifosi in tutto il mondo, si domandano come seguiremo il Foggia. Ecco, con DAZN, con un network, è possibile fare un accordo? Il Bari l'anno scorso è stato trasmesso da DAZN e credimi, ha meno abbonati su DAZN che il Foggia. Come si può fare? DAZN vi dico già che al 99% non ci permette di poter fare le dirette, e questo è già un problema che abbiamo affrontato precedente questi giorni. Vediamo un po' se io riesco a fare qualcos'altro con qualche altra mittente, ma senza promesse, perché adesso abbiamo veramente la priorità assoluta per finire la squadra, finire l'organizzazione interna, ma è un nostro pensiero fisso e cercheremo di fare qualcosa, ma non è facile. Considera che si può tranquillamente, diciamo, se si fa con un'emittente, non so come potrebbe essere un'emittente anche locale, diciamo evitare la trasmissione della trasmissione per la provincia di Foggia e permettere comunque a chi sta magari in Nuova Zelanda di vedersi il Foggia E in streaming. questo non è così semplice, non è così semplice. Ci spostiamo verso qua, tanto non è così semplice perché trasmettere le partite non tutti lo possono fare, non tutti, io non sono esperto in questo senso, ma non è una cosa che si può fare così facilmente. Bisogna capire che tipo di diritti bisogna acquistare, chi è che fa eventualmente queste partite, queste dirette, eccetera. Allora, scusate se ci spostiamo, ma Ninni Corda non ammette vero che bisogna Assolutamente, stare molto. è giusto così, come Credetemi, veramente, guarda, hai preso una persona. Io credo che a Foggia piacerà Ninni Corda perché ha una grinta il pazzesca. sergente di ferro, è come se lui dovesse entrare in ufficio e magari io sono con te facendo un'intervista, non si permetterebbe Sì, Robbie mai, no? Felega ha chiesto È il giusto. permesso di poter fare l'intervista a voi, ma è giusto che è così, Questo è perché i ragazzi sono rispetto. concentrati, è una questione di rispetto. Anzi, ti Rispetto. ringrazio. Io devo ringraziare Roberto Felega, Mitico Channel ha avuto la possibilità di far vedere i tifosi e avere la disponibilità di tutto lo staff. Ti ringrazio Roberto, siete stati molto carini con noi. C'è il mio operatore che voleva dirti di un calciatore, che si chiama? Non lo vuoi dire il calciatore? Cioè, Ma lui qua? aveva un desiderio, dice, ma comprate questo calciatore, ma Chi è? si Chi è? vergogna. Chi è? Chi è? E non... Sforzini, Sì, Sforzini verrà a Foggia. non lo so, questo dovete chiederlo a Ninni Corda, perché è lui che stava con gli Bari che stanno valutando gli altri acquisti. Arriverà sicuramente un po' di gente ancora, noi non abbiamo ancora finito con la rosa, chiaramente questi giorni serviranno per valutare al meglio qualcun altro.
E i miei prossimi per chiudere la rosa che sicuramente renderemo competitiva, questo Comunque poco hai ma fatto sicuro. miracoli perché in 10 giorni sembra già una. Cioè, i ragazzi sono tra l'altro molto molto concentrati, vedo anche troppo. Abbiamo 16-17 elementi importanti, non poco, considerando che gli under sono la parte più difficile perché giocatori forti in tutta Italia non under ne abbiamo quanti ne vogliamo. Chiaramente anche quelli vanno valutati per vari aspetti. Però diciamo che la cosa più difficile sarà trovare l'ossatura under che ci permetta con quei 10-12 ragazzi giovani di poter essere competitivi fino alla fine, perché questo è quello che vogliamo fare. Allora Roberto, io finisco, ti regalo il libro che ho scritto, Noi siamo leggenda, te lo regalo perché con questo libro non racconta del Foggia, questo libro racconta dei tifosi del Foggia, che è Ah, bellissimo. il vero patrimonio che abbiamo, non abbiamo strutture a Foggia, abbiamo il tifo. Io ti ho scritto una dedica, te la Grazie. leggo, dice il presidente Roberto Fedeca, nella speranza che la sua venuta a Foggia diventi leggenda, io te lo auguro di cuore che possa un domani scrivere un libro sul Foggia di Roberto Fedeca, va Grazie, bene? grazie, molto gentile, bellissimo. Ti ringrazio e grazie da parte di tutti i Grazie. tifosi e gli utenti di Mitico Grazie, Channel. arrivederci a tutti, arrivederci.